Si susseguono i colpi di scena attorno alla questione Carnevale. Ieri, per le vie brevi, l'amministrazione Valente aveva appreso che, alla luce dell'escalation di contagi, che naturalmente riguardano anche il nostro territorio, la questura aveva deciso che non si sarebbe potuta svolgere la 3 giorni programmata a Sciaccamare e che di conseguenza le autorizzazioni di pubblica sicurezza che erano state richieste sarebbero state respinte. Stamattina la novità dal commissariato, infatti, è arrivato il via libera. Ma già 24 ore fa l'assessore Caracappa aveva preso atto delle prime comunicazioni informali, ordinando il rompete le righe e dunque liberando tutti i protagonisti. Caracappa ha richiamato tutti i carristi e chiesto ai dirigenti di Aeroviaggio, a cui era stata comunicata la cancellazione dell'evento, di far ripartire la macchina organizzativa. Assessore Caracappa, lei probabilmente non ha molta voglia di scherzare, ma oggi sembra un film di Hitchcock la vicenda che riguarda la manifestazione Fiocchi di Carnevale. Quali sono le ultime novità? Sì, chiaramente i film di Hitchcock avrei preferito vederli al cinema e sul grande Certo. schermo, però è una situazione, devo dire, paradossale che però ha avuto una definizione, almeno dal punto di vista amministrativo. Ho appena avuto, circa 10 minuti fa, una comunicazione da parte del dirigente, del nostro dirigente di PS di Sciacca, il dottore Siragusa, che mi ha formalmente comunicato che la pratica è stata riesaminata stamattina dal questore e dal suo staff e hanno visto, in base agli atti che noi avevamo presentato, che c'è piena corrispondenza con quella che deve essere la manifestazione, che è perfettamente in linea anche con quelli che sono gli estremi dell'ultimo decreto. Per cui, seppur in ritardo, abbiamo intenzione di far ripartire la manifestazione, la rimoduleremo e quindi sto lavorando con i carristi, con la dirigenza, con i coreografi per cercare di dare corpo a questa manifestazione che chiaramente verrà rimodulata. Programmata già la prima sera, oggi 28 dicembre. Lei ieri aveva ordinato delle rompete le righe. Io ieri avevo ordinato di rompere le righe, vi devo dire, e non riesco a comunicare con quanta amarezza. Da parte dei ragazzi e di tutti, e qua ci tengo a ringraziarli personalmente, tutti i coreografi, tutti i ballerini, tutte le associazioni dei carristi che si erano messi a disposizione a fare un altro tipo di ragionamento su cui noi già stamattina ci eravamo immediatamente attivati con gli uffici e con la parte politica. Avremmo avuto e abbiamo intenzione di chiudere questa edizione entro il 31 del mese. Adesso seguirà fra 15 minuti una riunione con i coreografi e incontrerò i carristi subito dopo. Per cui stiamo lavorando alacremente per andare a far sì che la manifestazione si svolga con tutti i criteri della sicurezza che sono dovuti in questo periodo.